Allora, salve amici e amiche di VNews, oggi siamo a Caserta, siamo alla Femina Sexy Night, siamo con una grandissima star, una grandissima artista internazionale, la nostra Roberta Gemma. Buonasera Roberta. Buonasera. Allora, senti Robby, com'è stato il tuo ritorno a Caserta, un ritorno di fiamma qui al Femina Sexy? Com'è per te tornare qui? Beh, è sempre comunque un piacere, sono arrivata un po' bagnata, però è sempre, come si dice, arrivo bagnato, arrivo fortunato, quindi di conseguenza no, mi è sempre un piacere stare qui, anche perché è di tutta la campagna, è l'unico posto dove possiamo dire che c'è la collaborazione, quindi è comunque un piacere, quello sì. Senti, poi volevo chiederti, perché noi siamo molto attratti dal genere hard, ma un ragazzo o una ragazza che si avvicina a questo mondo, a cosa va incontro? Questa è una bellissima domanda, nel senso che oggi come oggi comunque entrare nel mondo dell'hard sicuramente non è facile. Non è facile perché una volta c'erano tante televisioni che comunque ti pubblicizzavano, una volta c'era il DVD, che quando tu facevi il DVD comunque eri la ragazza, l'attrice new entry che entrava nel mondo dell'arte perché comunque aveva una copertina. Comunque ci sono, come io ancora ad oggi, ci sono gli Award di Berlino, che sono appunto il Venus di Berlino, che è una delle fiere più importanti del mondo dell'adult, dove loro lì ti ricevono sempre se vieni gradita, sia dalla base di chi ti guarda, sia comunque chi ti promuove, viene riconosciuto comunque un award, quindi non è poi così tanto facile, diciamo questo sì. Ci penseremo due volte amici. No, però vabbè, alla fine uno deve sempre comunque farlo, chi lo vuole fare, con la consapevolezza di quello che sta facendo, perché una volta che tu fai una scena indietro non ci torni, quindi comunque una volta che tu fai una cosa devi essere convinta proprio, no, al 100% di più, quindi quello sicuramente ci devi stare. Senti, ma qual è stata la cosa più strana che ti è capitata sul set? Allora, diciamo che vabbè, non è stata tanto strana, era stata più che altro un po' imbarazzante, perché la prima volta che ho girato con un ragazzo di colore se ne sentono appunto di tutti i colori, ma poi trovarsi veramente davanti un membro di un ragazzo di colore ragazzi, ma allora è tutto vero quel che si dice? Sì, ti devo dire la verità, sì, anche se poi le dimensioni contano alla fine, Robby. Allora, io dico sempre, mi arrivano molte domande di questi uomini che appunto che mi dicono: ma conta la misura? Nel senso che io dico sempre, l'importante è saperlo usare, perché ragazzi, perché lo puoi avere, magari puoi avere anche un membro lungo, ma potresti far male, nel senso che magari sei una persona focosa, come si dice, a un certo punto noi finiamo, quindi di conseguenza il dolore lo senti. O magari al tempo stesso potresti avere un membro di misura, poi non c'è una misura sicura, perché lo devi avere, perché deve essere così, allora su, no, è che uno ce lo può avere come gli pare, l'importante è saperlo usare. Allora, l'ultima, senti, ma dai dei consigli, allora, secondo te cosa sbaglia l'uomo nell'approccio alla donna e al letto, e cosa può sbagliare la donna nei confronti dell'uomo invece? Qual è l'errore più comune? Allora, l'errore... Prendete appunti. No, dai. No, parlo per dato di, cioè, per quello che io posso più o meno venire a sapere, nel senso che allora, al tempo di oggi soprattutto è persa molto questa cosa, perché con i social network tanta gente si mette davanti al monitor e scrive, mette voglio fa e voglio fa questo, voglio far quello, questo perché? Perché comunque c'ho un monitor davanti e tu non vedi né quello, né il volto di chi scrive e né il volto di quello che lo stai dicendo, ma che sia un uomo o che sia donna. Quindi più che altro quello, manca quello. L'approccio deve essere sicuramente una cosa più romantica, perché a chi è che non piace il romanticismo? Poi c'è anche quella che gli piace, ma quello lo viene a sapere sempre dopo, se una donna è forte, lo viene a sapere dopo, a letto. Ma principalmente chi è che non vuole il romanticismo? Quindi di conseguenza
prima di tutto le cose dirle in faccia e non dietro un monitor, e sicuramente sarà molto più timida e vedrete che manco le dite queste cose. Ok Robby, diamo i tuoi contatti per chi ti vuole seguire il tuo sito. Allora, sul sito è sempre www.clubgemma.com. E lì troverete tutte le news, i film, i locali, e quindi qualsiasi cosa, mi raccomando. Guardate che spettacolo, altro che il Belvedere di Salleucio. Questa è un'opera di Manvitelli, amici, guardate. Grazie Robby, un saluto a tutti gli amici di VNews. Un bacione grande, ciao.